perché non avesse invece vinto in Italia. Vi ricordo che lì ha preso ben oltre i 10 punti rispetto a quello che ha nel Paese, ma perché lì c'è stato il coraggio, della chiarezza, della determinazione di giovani persone che si sono messe a disposizione con assoluta capacità di trasmettere un indirizzo politico, un'idea, un pensiero. Ecco, io penso che se noi crediamo davvero di poter fare qualunque governo, anche di lungo periodo, con chi è semplicemente l'altra parte politica, che non si chiama PD ma PDL, noi sbaglieremmo, perché dovremmo capire che se i cittadini italiani da questo percepiscono in modo cattopardesco come la politica deleghi per non cambiare nulla, fingendo di cambiare tutto, noi avremmo perso non il Partito Democratico ma la speranza. Grazie. Allora, grazie. La delegazione che deve andare al Quirinale mi dice che i tempi sono finiti. Darei la parola ad Enrico che... No, era soltanto per aggiungere una frase che è saltata dal testo, ma la capite facilmente. Quando si dice l'adozione di misure urgenti in sede europea e nazionale, nel senso che è evidente che il riferimento a un'iniziativa in sede europea su questi temi è assolutamente essenziale, quindi questo era semplicemente... Pierluigi, devi dire qualcosa? No. Allora, pongo in votazione il documento che avete ricevuto. Franco, prego. Franco suggerisce di aggiungere all'emergenza economica e sociale il riferimento, in particolare alla parola del lavoro. Lo mettiamo, direi. Allora, pongo in votazione il mandato alla nostra delegazione al Quirinale. Chi è favorevole? Chi è contrario? Quanti contrari? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 contrari. Chi si astiene? Qualcuno mi aiuta? Mi avete contato? Sì, grazie. Quanti? 14. Allora, approvato con 7 voti contrari e 14 astensioni. Auguri a tutti.